Brothers, bentornati qui su Mercenari Rue, Inferno di Fuoco. Oggi faremo la conoscenza di questo posto che è il nostro quartier generale. Cioè, dobbiamo andare, possiamo scegliere, diciamo, due missioni. Una missione più Parliamo della dell'Universal storia, Petroleum. Chiedi che di sapere come fare la loro conoscenza. per conoscere l'Universal Petroleum, e poi una missione più secondaria. Ok, ci mettiamo Oggi all'opera? Possiamo discutere di come contattare la Universal Petroleum e sarebbe una buona idea fare pratica nelle abilità di combattimento principale ora che abbiamo una base operativa. Io posso aiutarti in entrambe le questioni. sì, grazie. Io allora faccio fila postazione di So che armi. odi il tiro al bersaglio, ma so anche che adori perdere denaro. Voglio dire, scommettere. Così ho pensato di aggiungere una scommessa amichevole. Proviamo. E con amichevole intendo dire costosa. Allora, ecco una facile scommessa tra me e te. Ho preparato una sfida con prestazione di armi sul terreno della PMC. Usa le armi per far esplodere i bersagli entro il tempo limite e vincere. Distruggi le auto durante la sfida per fermare il cronometro. Proviamo, che ancora non sono molto esperto, diciamo, in questo gioco, però io ci provo. L'importante partecipare. Ma più che dire come il modo di dire, l'importante è buttarci dentro alle avventure. Ora andiamo. Ecco, Ho preparato un corriamo. percorso di pratica con vari bersagli. Questa è difficile. Questa è la parte più difficile, perché non però non mi fa bloccare il tempo. Cioè, devo pigliarle proprio al volo, cazzo. Vai. Vai. Non esplode. Come?
C'era scritto zero. Oh, affanculo. Ma in culo. Secondo e mezzo. No, Solana è così morto. Ah. Ok, sì, hai vinto. Sì, lo so, Altri grazie. soldi per me. Altri soldi per me. Sono io. Vai, riprovo Spida lancia granate. So che ho. La rifaccio, la rifaccio, perché ho visto come devo fare lì. Dai, andiamo, andiamo. Muoviti, muoviti. Livello 1, faccio il livello 1 oggi, sì.
Questa volta ho vinto. Certo che sparerò altrettanto bene. Le statue si distruggono a me subito. Invece i domini partano. Specialmente quelli quando l'ha colpito il coso. D'accordo, ma adesso non montarti la testa. Altri soldi per me. Altri soldi. Vai, provi, facciamo una missione. Ho fatto delle ricerche sulla compagnia petrolifera con cui collabora Blanco. Si chiama Universal Petroleum. Prima che entrasse in scena Solano aveva l'esclusiva per la trivellazione del petrolio e pagava al governo venezuelano una percentuale ridicola. Era un vero affare. Per la compagnia petrolifera. Già, si mette male per i venezuelani. La UPI gestisce alcuni complessi sorvegliati lungo la strada di Maracaibo. Hanno siglato un accordo con la Tactical Solution per ottenere supporto militare privato, ma quei mercenari non valgono niente. La dottoressa Laurent Ruby, dirigente della UPI, ci ha chiesto di risolvere alcuni problemi per mostrare che noi siamo molto meglio. Dai, accettiamo, vai. Noi siamo molto meglio. Non con la pistola, però... che non è proprio preciso sto comando qua, questo joypad. Proviamo, vai. Segnando la posizione del tizio che ha rubato il carico di armi della Universal Petroleum. Cercavano queste armi da giorni e tu le hai trovate in 5 minuti. Ah no, come? Ho distrutto la macchina sua. Di cazzo, ho bloccato.
bel bottino. Sì, quelle armi ci servono. Bel lavoro. Ora vai a parlare con la vostra. Ottimo, hai guadagnato un po' di soldi. Ora ti servono dei contatti nella Universal Petroleum che possano venderti dei rifornimenti. Continua a lavorare con loro e ti presenteranno qualcuno che ti procurerà dei contatti. Cari youtubers, quel gigantesco monolito che svetta sugli altri edifici di Maracaibo è il quartier generale della Universal Petroleum. Lì troverai la dottoressa Lupin. Ah, grazie. Ok, cari youtubers, dopo aver consegnato le armi e aver fatto due missioni addestramento per oggi, Mercenari 2 Inferno di Fuoco finisce qua. Quindi per oggi Arcanum vi saluta e vi aspetta la prossima parte. Quindi alla prossima. Ciao.